Io pensavo che il re avesse più benevolenza verso il duca d'Albania che per il duca di Cornovaglia. Anche a noi è sembrato sempre così, ma nella spartizione del regno non risulta quale dei due gli apprezzi di più. Ah, questo non è vostro figlio, signore? Il peso della sua educazione è spettato a me, signore, ma molte volte ho dovuto arrossire nel riconoscerlo. Non riesco a concepire. La madre di quel giovanotto ci riuscì. E così ella si trovò ad avere un bambino nella sua culla prima ancora di avere un marito nel suo letto. Vi sa di peccato? È un peccato che non saprei condannare se il frutto è così bello. Ma io, signore, ho un altro figlio, in regola con la legge, di un anno più grande di questo, che tuttavia non è più caro ai miei occhi. Sua madre era bella, fu dolce il concepirlo, però il bambino fu da me riconosciuto. Edmondo, conosci questo nobile signore? No, signor mio. Il signore di Kent. Ricordalo d'ora innanzi come mio onorabile amico. I miei servigi a vostra signoria. Io devo volervi bene e cercare di conoscervi meglio. Signore, mi studierò di meritarlo. Viene il re. Accompagnate qui i sovrani di Francia e di Borgogna. Sarà fatto, mio signore. Noi intanto esporremo i nostri più segreti propositi. Datemi quella carta. Sappiate che noi abbiamo diviso il nostro regno in 3 parti ed è nostro tenace intendimento scrollare dalle nostre spalle ogni cura ed ogni occupazione dello Stato per affidarle a più giovani forze. Mentre noi, liberati dal fardello, ci incamminiamo lentamente verso la morte. Nostro figlio di Cornovaglia e voi, nostro non meno affezionato figlio d'Albania, noi abbiamo la ferma volontà in quest'ora di proclamare pubblicamente le singole doti delle nostre figliole affinché d'ora innanzi sia impedita ogni futura contesa. I sovrani di Francia e di Borgogna, illustri rivali nell'amore per la nostra più giovane figlia, hanno ormai fatto lungo il loro soggiorno presso la nostra corte e qui devono avere una risposta. Dite su, figliole mie, giacché noi vogliamo spogliarci ad un tempo del governo, d'ogni potestà di terra, d'ogni cura di Stato, quale di voi dovremmo dire che ci ama di più? Sentiamo, affinché la nostra liberalità più grande possa estendersi là dove l'affetto naturale la reclama con maggiore diritto. Gonerilla, primogenita nostra, parla tu per prima. Signore, padre mio, Io vi amo più di quanto le parole possono riuscire ad esprimere. Vi ho più caro di quanto può essere stimato, ricco e raro, non meno della vita quando è unita alla grazia, alla bellezza e all'onore. Io vi amo di un amore che rende povero il fiato e impotente la parola. Che potrà fare Cordelia? Amare e tacere. Di quanto è dentro questi confini e precisamente da questa linea a quest'altra, ricco di foreste, di campi, di rigui, fiumi e di sterminate praterie, noi ti facciamo signora. Rimanga ciò per sempre in eredità ai discendenti tuoi e del Duca d'Albania. Che cosa ci dice la nostra seconda figliola, la nostra carissima Regana, moglie del Cornovaglia? Io sono fatta dello stesso metallo di mia sorella e mi stimo del suo medesimo valore. Nel mio cuore leale io trovo che essa esprime proprio i sensi dell'amor mio. Soltanto ne resta un po' al di sotto, giacché io mi dichiaro nemica di tutte le altre gioie che la più preziosa perfezione del senso possiede, e trovo che sono felice soltanto nell'amor vostro. Oh, povera Cordelia. Eppure no, poiché ne sono sicura. Il mio amore ha più peso della mia parola. A te e ai tuoi rimanga per sempre in eredità questo ampio terzo del nostro bel regno, non inferiore in quanto a vastità e ricchezza a quello assegnato alla nostra Gonerilla. E ora sentiamo la nostra gioia, la nostra ultima figliola, ma non quella che vale di meno, nel cui giovane amore cerca una gara di impegnarsi le vigne di Francia e le cascine di Borgogna. Avanti, sentiamo che cosa sai dirci tu per strapparci un terzo ancora più abbondante di quello delle tue sorelle. Parla. Nulla, mio signore. Nulla? Nulla. Nulla. Viene dal nulla. Rispondi un'altra volta. Sono infelice. Io non so sollevare il mio cuore fino alle labbra. Voglio bene a vostra maestà quanto comporta il mio dovere, né più né meno. Come? Come? Cordelia, trova una risposta migliore se non vuoi danneggiare la tua fortuna. Mio buon signore, voi mi avete generata, allevata, voluto bene. Io vi obbedisco, vi onoro e vi amo. Perché le mie sorelle hanno preso marito se dicono che tutto il loro amore è per voi? Probabilmente quando un giorno mi sposerò, l'uomo che riceverà dalla mia mano il pegno di fede porterà via con sé metà dell'amor mio, metà delle mie cure, dei miei doveri. Io non mi sposerò mai come le mie sorelle, per dedicare tutto il mio amore a voi. Ma c'è il tuo cuore in questo che dici? Sì, mio signore. Così giovane e già così arida. Così giovane e così sincera. E sia pure. La tua sincerità sia dunque la tua dote. Poiché per il sacro splendore del sole io rinnego qui ogni cura paterna, ripudio ogni vincolo ed affinità di sangue e ti proclamo per sempre estranea al mio cuore. Il barbaro scita o il feroce antropofago che fa pasto della sua prole per saziare la sua fame saranno vicini al mio cuore al pari di te che un giorno fosti mia figlia. Mio buon sovrano, Taci, tu, can! Non metterti fra il drago e il suo furore. Io l'amavo sopra ogni cosa e speravo di riporre in lei il resto dei miei tardi anni. La mia tomba sia dunque la mia pace. Via di qua, fuggi! Fuggi, gli occhi miei! Chiamate il re di Francia, chiamate il duca di Borgogna. Via, chi si muove! Cornovaglia, e voi, duca d'Albania, con le doti delle mie due figlie, cumulate anche questa, e l'orgoglio che costei chiama sincerità la faccia sposa. Io investo voi due uniti insieme d'ogni potere, d'ogni sovranità, di tutti i privilegi che si adunano intorno alla maestà del trono. Noi, per il periodo d'un mese e con una scorta di 100 cavalieri che ci riserviamo, faremo la nostra dimora presso ciascuno di voi, secondo un turno regolare. Riterremo per noi solo il nome di re e tutti gli onori che esso comporta. Il resto sia affar vostra, conferma della qualcosa, dividete fra voi questa corona. Regale Lear, che io ho sempre onorato come mio sovrano, amato come padre mio, seguito come mio signore, a cui sono rivolto come a mio grande protettore nelle mie preghiere. L'arco è piegato e la corda è tesa, attenti. Lascialo pure scoccare, quand'anche la sua punta forcuta dovesse colpire la regione del mio cuore. Kent sia scortese, una volta che Lear è pazzo. Ma che cosa pretendi di fare, vecchio? Annulla la tua sentenza e dopo miglior consiglio frena cotesto tuo impeto orrendo. Risponda alla mia vita del mio giudizio. La più giovane delle tue figlie non è quella che ti vuole meno bene. Senti, per la tua vita basta. La mia vita non l'ho mai adoperata altro che come uno schermo da mettere in gioco contro i tuoi nemici. Ne vi fa paura il perderla, quando la tua salvezza ne sia la cagione. Via dagli occhi miei. E dici meglio, Lear, e lascia che io rimanga ancora il vero punto di mira dell'occhio tuo. Per Apollo. Ora per Apollo, re, tu giuri per i tuoi dei in vano. Vile vassallo, traditore! Colpisci. Uccidi il tuo medico e il suo onorario dallo alla sozza malattia. Revoca la tua sentenza o finché io possa far uscire un grido dalla mia gola, ti dirò che tu fai male. Ascoltami, rinnegato. Per il tuo dovere di suddito, ascoltami. Poiché tu hai tentato, con forsennata tracotanza, di farci rompere il nostro giuramento, ciò che non ci accadde mai, sia fatta valere ancora la potenza nostra. Quella potenza che ancor ne avanza. Noi ti accordiamo 5 giorni perché tu possa mettere al riparo dalla sciagura del mondo le tue spalle secrete, ma se nel 6° giorno da questo la tua bandita carcassa sarà trovata ancora entro i nostri domini, quell'istante sarà la tua morte. E ora va che per Giove anche questa sentenza non sarà mai revocata. Addio, re. Poiché tu vuoi apparirmi così, la libertà vive lungi da questi luoghi e qui c'è l'esilio. Gli dei prendano sotto la loro cara protezione te, che pensi giustamente e hai parlato benissimo. E possano le vostre azioni essere d'accordo con i vostri magniloquenti discorsi, sicché da parole d'amore possano derivare buoni effetti. Così, o principi, Kent dice a voi tutti addio. Egli continuerà la sua vecchia strada in un paese nuovo. Il re di Francia è il Duca di Borgogna, mio nobile signore. Mio signore di Borgogna, qual è il minimo di dote che voi pretendete insieme con costei per non desistere dalla vostra richiesta di nozze? Regalissima maestà, io non richiedo più di quanto vostra altezza ha offerto. Né voi vorrete accordare di meno. Nobilissimo Duca di Borgogna, allorché essa c'era cara, noi la tenevamo così alta, ma ora il suo prezzo è in ribasso. Se in questa parvenza di sostanza qualcosa, tutto insieme, può convenire e piacere a vostra grazia, con la sola aggiunta del nostro disfavore e nient'altro, essa è lì ed è vostra. Non so cosa rispondere. Insomma, con la sola dote della nostra maledizione, intendete di prenderla o di lasciarla? Augusto sovrano, a tali condizioni non vi può essere scelta. E allora lasciatela, signore, poiché per quella potenza che mi ha creato io vi ho detto con questo tutta la sua ricchezza. Quanto a voi, grandissimo re di Francia, io non vorrei tanto sviarmi dal vostro affetto, dall'unirvi a questa sciagurata che la natura quasi vergogna di riconoscere per sua. È molto strano che colei la quale sino ad ora era il vostro più prezioso oggetto, il balsamo della vostra vecchiaia, la più cara delle vostre figliole, abbia potuto commettere una cosa tanto orrenda da venir privata del vostro favore. Certo, il suo delitto deve essere mostruoso, se il vostro affetto d'un tempo sia improvvisamente corrotto. Ma per credere ciò è necessaria una fede, che la ragione non potrebbe mai far radicare in me senza un miracolo. Io supplico ancora, vostra maestà, che se perché a me manca l'arte ambigua di parlare, di non aver propositi, voi facciate sapere che non la macchia di un vizio, non un assassinio, non altra colpa mi hanno fatto perdere la vostra grazia e il vostro favore, ma proprio il non possedere un occhio che implora e una lingua che adula. Meglio per te non essere mai nato. Mio signore di Borgogna, che cosa dite alla nobile fanciulla? Amore non è amore, allorché esso ha a che fare con delle considerazioni che sono lungi dal suo oggetto principale. La volete? Essa è di per sé stessa una dote. Nobile re, accordate solo quella parte del regno che voi offriste e io prendo per mano Cordelia, duchessa di Borgogna. No, nulla, ho giurato. Allora... sono dolente che voi abbiate perduto un padre fino al punto di dover perdere anche un marito. Si dia pace il Duca di Borgogna. Dal momento che l'amor suo è così interessato, io non sarò sua moglie. Bellissima Cordelia, che sei ancor più ricca perché sei povera. Io mi impossesso qui di te e delle tue virtù. Re, la tua figliola senza dote è regina di Francia. Cordelia, dite addio a costoro. Tu la possiedi, re di Francia. È tua. Portatela pur via, poiché noi non possediamo più una tale figlia. Dite addio alle vostre sorelle. Gioielli di vostro padre. Col cuore gonfio di pianto, Cordelia vi lascia. Io so quello che siete e come sorella mi ripugna immensamente dover chiamare i vostri difetti col loro vero nome. Trattate bene vostro padre. Io lo affido ai vostri cuori. Non insegnateci il nostro dovere. Il vostro pensiero sia quello di far contento il Signor vostro, il quale vi ha presa per carità della fortuna. Voi avete lesinato l'obbedienza, dunque siete ben degna che vi manchi quello che vi è mancato. Il tempo svelerà ciò che l'astuzia nasconde. Possiate avere buona fortuna. Venite. Io vi confido una cosa che interessa molto da vicino noi due. Penso che nostro padre andrà via di qua stanotte. È certissimo. E verrà con voi. Con noi il mese venturo. Voi avete visto com'è cagionevole di umori la sua vecchiaia. L'esperienza che ne abbiamo fatta non è stata lieve. Egli ha sempre preferito nostra sorella a noi due ed è strano il modo con cui l'ha ripudiata così improvvisamente. È la debolezza dell'età. Del resto egli ha sempre avuto scarsa coscienza di sé. Noi dobbiamo aspettarci dalla sua vecchiaia la capricciosa ostinatezza che gli anni portano con sé. Già, corriamo anche il rischio di essere aggredite da scatti improvvisi, così come ha fatto con Kent. Mettiamoci d'accordo, ve ne prego. Se nostro padre fa valere la sua autorità con l'umore di oggi, quest'ultima resa del potere da parte sua non potrà che nuocerci. Ci ripenseremo ancora. Bisogna pensarci. Bisogna affinché siamo a tempo. Tu, natura, sei la mia dea. I miei servigi sono legati alla tua legge. Ma perché io dovrei essere vittima di quella peste che è il pregiudizio e permettere all'esagerato scrupolo delle leggi di diseredarmi per il solo fatto che sono indietro di 12 o 14 lune rispetto ad un fratello? Perché sono bastardo? Ma perché ci umiliano? Perché ci bollano col marchio di ignobili. Ignobili noi, bastardi, che nel furto vigoroso della natura attingiamo una tempra ben più solida e maggior fierezza di carattere di chi va a creare tutta una tribù di gonzi, generati fra il sonno e la veglia, in un letto torpido, frollo, fiacco. Ebbene, legittimo Edgardo, io debbo avere la tua terra. L'amore di nostro padre spetta anche al bastardo Edmondo, non solo al figlio legittimo. 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 Bella parola. Mio bel legittimo, se questa lettera cammina e il mio disegno riesce, l'ignobile Edmondo prevarrà sul legittimo. Io divento grande. La fortuna mi assiste. Ora, o dei, parteggiate per i bastardi. Oh, Edmondo, beh, quali notizie? Piaccia vostra signoria, nessuna. Perché nascondi con tanta cura quella lettera? Ve ne scongiuro, signore, perdonatemi. È una lettera di mio fratello. Credo non sia conveniente che voi la leggiate. Datemi subito quella lettera, signore. Io spero che mio fratello abbia scritto ciò soltanto per avere un saggio della mia virtù e metterla alla prova. Questo civile uso del rispetto alla vecchiaia ci amareggia i nostri giorni migliori, sequestrandoci beni finché la nostra vecchiaia non è più in grado di goderli. Comincia a pesarmi la sciocca soggezione, la tirannide senile che governa non perché è potente ma perché è tollerata. Venite che io possa parlarvi di ciò più a lungo. Se nostro padre dormisse finché io non lo svegliassi, voi godreste per sempre metà della sua rendita e vivreste prediletta dal vostro fratello Edgardo. Una congiura. Se egli dormisse, finché io non lo svegliassi, voi godreste metà della sua rendita. Mio figlio Edgardo. Ma come ha potuto scrivere una cosa simile, avere un cuore e un cervello per concepirle? Chi vi ha portato questa lettera? Non mi è stata portata, mio signore. Lì sta l'astuzia. L'ho trovata in terra, vicino alla mia camera. Aveva mai sondato prima d'ora il vostro pensiero su questa faccenda? Mai. Mai, signor mio. Ma l'ho sentito spesso sostenere esser giusto che maturi i figli e fatti vecchi i padri, il padre fosse come sotto tutela del figlio e il figlio amministrasse le sue rendite. Scellerato, abominevole, furfante. Lo farò arrestare! Come? Non lo so, signor mio, ma se volete frenare il vostro sdegno contro mio fratello affinché possiate ottenere da lui stesso una prova migliore delle sue intenzioni, batterete una via più giusta. Io oso scommettere la mia vita in favor suo, che egli ha scritto questo soltanto per provare la mia onestà e non per altra intenzione criminosa. Lo credete? Se vostra signoria lo ritiene indispensabile, io vi metterò in un luogo da dove ci sentirete ragionare di ciò, così da assicurarvene con le vostre orecchie. Edmondo, conducete questa faccenda con la vostra solita saggezza. Questi eclissi di luna e di sole non presagiscono niente di buono. L'amore si raffredda, l'amicizia se ne va, i fratelli si dividono. Nelle città disordini, nelle campagne discordie, nei palazzi tradimento e spezzato il legame fra padre e figlio. Edmondo, cercate questo scellerato e fatelo con cura. Ecco la sublime stoltezza del mondo. Quando la nostra fortuna si ammala, noi diamo la colpa delle nostre sciagure al sole, alla luna, alle stelle. Come se noi fossimo degli scellerati per l'influsso dei pianeti, o degli stolti, dei ladri, dei traditori, bugiardi, assassini, adulteri, per impulso celeste. Bella scappatoia questa di affibbiare ad una stella la colpa della propria lascivia. Mio padre se la intese con mia madre sotto la coda del drago ed io nacqui sotto l'Ursa Maior, sicché di conseguenza io sono brutale e lascivo. Ma sarei stato quello che sono anche se sulla mia nascita di bastardo avesse brillato la stella più verginale del firmamento. Edgardo, viene in buon punto, come la catastrofe nell'antica commedia. La mia parte è un'infame malinconia, accompagnata da un sospiro di accattone. Quelle tali eclissi presagiscono anche queste dissonanze. Fa, sol, la, mi, fa. Ebbene, fratello Edmondo, in quali gravi contemplazioni siete assorto? Sto pensando, fratello mio, ad una predizione della quale ho letto l'altro giorno a proposito di ciò che dovrebbe accadere in seguito a queste eclissi. Da quanto tempo siete un seguace delle dottrine astronomiche? Via. Quando avete veduto mio padre l'ultima volta? Ieri sera. Gli avete parlato? Sì, per 2 ore di seguito. Vi siete lasciati in buona armonia? Da qualche parola o dal suo contegno non avete notato in lui qualche segno di contrarietà? Nessuno, affatto. Ripensate bene in cosa potete averlo offeso e se ascoltate una mia preghiera, evitate la sua presenza finché il tempo non avrà mitigato l'ardore della sua collera. Qualche infame mi avrà calunniato. Questa è la mia paura, fratello. Ma io vi prego, sappiatevi contenere ed abbiate pazienza finché il suo furore sia spento. Ritiratevi con me nel mio alloggio. Da lì sarete in grado di sentire cosa dirà il mio signore. Ve ne prego, signore. Ve ne prego, prendete la mia chiave. Ecco, andate. E se uscite, andate armato. Armato? Fratello. Ma fratello, io lo dico per il vostro bene. Io non vi ho dato che una pallida idea di ciò che ho veduto e sentito. Saprò presto qualche cosa da voi. In questa faccenda lasciatevi servire da me. Ecco, un padre credulo e un nobile fratello. La loro sciocca onestà si presta agevolmente, inevitabilmente, al mio gioco. La faccenda io la vedo chiara. Se non ho terre per diritto di nascita, che io le abbia per opera della mia intelligenza. E dunque mio padre ha percosso il mio gentiluomo di corte perché ha rimproverato il suo buffone, vero? Sì, signora. Egli ci offende giorno e notte. Io non lo tollero. I suoi cavalieri cominciano a diventare insolenti ed egli ci rimprovera ad ogni minima inezia. Quando ritorna dalla caccia, gli direte che sto male. Non ho voglia di vederlo. Sta giungendo, signora. E voi assumete pure quell'aria di studiata indifferenza che più vi piace, voi e i vostri compagni. Io sarei contenta se ciò provocasse una discussione, capito? Se non gli piace se ne vada da mia sorella, il cui pensiero in questa cosa è il mio stesso. Non lasciarsi dettar legge. Stolto di un vecchio, il quale pretende di far valere ancora quell'autorità alla quale egli stesso ha rinunciato. È proprio vero che questi vecchi pazzi ritornano bambini e si meritano ben altro che carezze. Ricordatevi di quello che vi ho detto. Sta bene, signora. E d'ora in poi fate in modo che i suoi uomini incontrino tra voi sguardi più freddi, intesi? Io scrivo subito a mia sorella perché si attenga alla mia condotta. Fate preparare il pranzo! Che io riesca a camuffarmi in qualche modo agli occhi del re, la mia buona intenzione mi condurrà di per sé stessa al pieno conseguimento dello scopo per il quale ho cancellato me stesso. E ora, bandito Kent, se puoi entrare a servizio e possa tu riuscirvi proprio là dove sei condannato, il Signore tuo che tu ami ti troverà pronto ad ogni fatica. Non mi si faccia aspettare un solo minuto per il pranzo. Avanti, avanti, andate, che sia subito pronto. E tu chi sei? Un uomo, Signore. Servo fedelmente colui che mi ammette alla sua fiducia, amo colui che è onesto, faccio compagnia a chi è saggio e parla poco, temo l'ira del Signore, mi batto quando non ho altra scelta e non mangio pesce. Sono una perla di galantuomo e povero come il re. Tu sei povero come suddito quanto lui lo è come re? Sarai povero davvero. Che cosa vorresti? Trovare servizio. E chi vorresti servire? A voi. Mi conosci tu? No, Signore, ma nel vostro aspetto c'è qualcosa per cui io vi chiamerei volentieri mio padrone. E cos'è questo qualcosa? L'autorità. Che servigi sai fare? Sosservare un segreto onesto, sommontare a cavallo, correre, guastare raccontandola una storia troppo complicata o riferire alla buona una semplice ambasciata. Io sono capace in tutto ciò per cui bastano uomini comuni e il mio miglior pregio è la diligenza. Quanti anni hai? Non sono così giovane da innamorarmi di una donna perché canta e neppure così vecchio da spasimare per lei per un'altra ragione qualunque. Ho sulle spalle 48 anni. Va bene, ti prendo al mio servizio. Se dopo pranzo non mi piacerai meno, vuol dire che non ti licenzierò. Ma questo pranzo, dico, questo pranzo! Dov'è il mio buffone? Tu vai a cercare il mio buffone. Ehi voi, messere, dov'è mia figlia? Col vostro permesso. Mi ha detto che il tangelo. Va a richiamarmi la testa di lì. Questo pranzo, dico! Questo pranzo! Beh, cosa dice? Egli dice, signor mio, che vostra figlia non si sente bene. E perché non è tornata indietro? Signor mio, ha risposto chiaro e tondo che non ne aveva voglia. Non ne aveva voglia? Signor mio, io non so che cosa accada, ma a mio giudizio vostra altezza non è più trattata con quell'affetto pieno di riguardi al quale voi eravate abituato. Tu dici. Perdonatemi, signora, se mi sbaglio, poiché la mia coscienza non può star zitta quando io penso che sia stato fatto un torto a vostra altezza. Tu non fai che ricordarmi al mio stesso sospetto. Anch'io ho notato di recente una certa trascuratezza nei miei riguardi, ma l'attribuivo più al mio temperamento ombroso, che è una vera mancanza di cortesia. Ma osserverò ancora meglio la cosa. Ma dov'è il mio matto, il mio buffone? Sono 2 giorni che non lo vedo. Da che la mia padroncina è in viaggio per la Francia, signore, è molto avvilita. Ma basta, non una parola di questo, intesi? Andate a dire a mia figlia che vorrei parlarle. Ehi voi, messere, dica voi, venite un po' qua, messere. Chi sono io, messere? Il padre della mia signora. Il padre della tua signora? Il servo di mia signoria sei tu, brutta canaglia, figlio d'una cagna! Mio messere, forzatevi. Vi insegnerò io a stare al vostro posto, ma via di qua, via. Se volete misurare un'altra volta la vostra lunghezza di tangolo, indugiate ancora. Ma andatevene, via! Avete senno e allora via! Bravo ragazzo, mi piace, tieni, eccoti una caparra. Oh, ecco qua il mio briconcello, dove sei stato tu? Mm? Vo' dargli anch'io la paga, eccoti il mio berretto. Messere, fareste bene a prenderlo il mio berretto. Perché, matto? Ecco, perché tu prendi le parti di uno che è in disgrazia e se tu non sai sorridere secondo il vento che tira, presto sentirai che raffreddamento. Vedi? Questo buon uomo ha bandito 2 delle sue figliole e ha fatto la felicità della terza contro sua voglia. Se tu lo servi dovrai necessariamente portare il mio berretto. Come va, zio? Se avessi 2 figliole e 2 berretti. Okay. Se avessi loro tutto ciò che posseggo, almeno mi terrei per me i miei berretti. Eccoti il mio, un altro per te. Domandalo in elemosina alle tue figliole. Compare, attento alla frusta. La verità è un cane che deve andare a cuccia nel canile, deve essere mandato fuori di casa a frustate, mentre la vecchia cagna può starsene accanto al fuoco a puzzare. Compare, sai che differenza c'è fra un matto dolce e un matto aspro? No, dimmela. Qui che pose in capo a te di dar via le terre tue, venga a porsi accanto a me, o fa tu le veci sue. Chi sia dolce e chi sia amaro dei 2 matti si vedrà, l'un qui in veste di giullare e quell'altro, eccolo là. Da quanto in tempo è qua? Ti sei così ben fornito di canzoni, buffo. Con quest'uso, zio, da quando delle tue figlie hai fatto le tue madri. Dalla gioia esse versan di lacrime un lago, ed io pel duol folazzi che un tarrede va a mettersi a far bacco bacco in compagnia dei pazzi. Ti prego, zio, prendi un maestro che sappia insegnare la menzogna al tuo matto. Io imparerei volentieri a mentire. Se voi mentite, signorino, noi vi faremo frustare. Io vorrei sapere che parentela c'è fra te e le tue figliole. E se vogliono farmi frustare perché dico la verità, tu vuoi farmi frustare perché mento? E qualche volta sono frustate anche perché sto zitto. Eccola. Ebbene, figliola. Dai? Perché quella nube sulla fronte? Da un po' di tempo mi pare che voi siate un po' troppo accigliati. Tu eri un uomo in gamba quando non avevi bisogno di preoccuparti della sua aria accigliata. Ora sei uno zero senza una cifra accanto. Ora io valgo più di te. Io sono un matto e tu nulla. Sì, diamine, mi cheterò, così mi ordina la vostra faccia, benché voi non diciate nulla. Signore, non soltanto questo vostro matto, ma altri del vostro seguito insolente trovano da leticare, abbandonandosi a risse intollerabili. Signore, io comincio a dubitare che voi approviate la loro condotta con la vostra approvazione. Se così fosse, non tarderei a porvi rimedio nell'interesse di un bene salutare per tutti. Siete nostra figlia voi? E via, signore. Io vi prego di fare uso del vostro buon senso. Ma c'è qualcuno che mi riconosca qui? Perché questo non è Lear. Cammina così, Lear. Parla così. Ma dove sono i suoi occhi? O la sua mente si è indebolita o la sua ragione è caduta in letargo. Ma chi è che mi sa dire chi sono io? L'ombra di Lear. L'ombra. Vorrei proprio saperlo perché queste apparenze di sovranità, variamente la mia ragione, potrebbero farmi credere, ingannandomi, che io un tempo avevo delle figlie, le quali vogliono fare di te un padre obbediente. Qual è il vostro nome, bella signora? Signor mio, io vi supplico di accogliere nel giusto senso le mie intenzioni. Vecchio come siete, dovreste perlomeno essere saggio. Voi tenete qui tra cavalieri e scudieri un centinaio di uomini così tracotanti, così corrotti, che questa nostra bella corte si è trasformata in una lussuosa locanda. La vergogna stessa esige un pronto rimedio. E dunque lasciatevi pregare, signor mio, di diminuire un poco il vostro seguito e di provvedere che il resto sia formato di uomini che si addicano all'età vostra e che sappiano chi sono essi e chi siete voi. Oh, fulmine diavoli. Sellate i miei cavalli. Radunate il mio seguito. Io ti libero di me, snaturata bastarda! Voi battete la mia servitù e la vostra licenziosa canaglia tratta come servi i suoi superiori. Non è vero! Tu menti! Oh, anche voi qui, signore! E per vostro volere, forse, che avviene tutto questo? Rispondete! Ve ne prego, signore, abbiate pazienza. Tu menti, tu menti. Esecrata avvoltoio. Il mio seguito è composto di uomini scelti che tengono alto l'onore del loro nome. Ingratitudine. Ingratitudine. Demonio dal cuore di marmo. Più orrenda del mostro del mare quando ti manifesti in sembianza di figlia. Ah, quanto grave, quanto indegna mi apparve una piccola colpa in Cordelia Lear! Lear! Picchia, picchia, picchia forte a questa porta che ha lasciato uscire il tuo prezioso senno per dar ricetto alla tua follia! Signore, io sono innocente quanto ignaro di ciò che ha suscitato il vostro sdegno. Può darsi, signore. Può darsi. Ma tu, o natura, ascolta, se mai intendesti di far costei feconda, sospendi il tuo proposito, dissecca, inaridisci in lei ogni sorgente di vita, sicché dal suo grembo non nasca mai un figlio che l'onori. Ma semmai deve concepire, natura, natura, ascoltami, creale un figlio di fiere, snaturato e perverso, che le stampi di rughe la fronte, che le scavi con solchi, le gote a furia di farle versar lacrime amare, che ripaghi il suo affetto e i suoi affanni di madre con riso e disprezzo, sicché ella possa provare quanto sia più crudele del morso di una vipera aver generato un figlio ingrato. Per gli dei che noi adoriamo, da cosa nasce tutto ciò? Non vi date pensiero di conoscere. Vita e morte, che tu sia maledetta, ma vi resta ancora una figlia che quando saprà che tu m'hai fatto questo, ti strazzerà con le sue stesse unghie, cotesta faccia di lupa. Avete sentito, signor mio? Io non posso essere così parziale. Gonerilla, per il grande amore che vi porto... Basta, ve ne prego. E voi, messere, più briccone che matto, seguite il vostro padrone. Zio Lear, aspetta e porta con te il tuo matto. Volpi prese in guise accorte e una figlia di tal sorte certo andrebbero alla morte se il berretto fosse forte da comprar funi ritorte. E così va il matto in corte. 100 cavalieri. Bell'accorgimento, fargli tenere 100 cavalieri armati di tutto punto. Già, cosicché ad ogni sogno, ad ogni capriccio, ad ogni fantasia egli possa difendere con la loro forza la sua imbecillità e tenere la nostra vita alla sua merce. Osvaldo, avete scritto quella lettera a mia sorella? Sì, signora. Bene, fatevi dare una scorta e via a cavallo. Informatela del nostro personale timore. Andate, andate e affrettate il vostro ritorno. Salute a te, Curano. Ed anche a voi, messere. Sono stato da vostro padre e gli ho dato la notizia che il Duca di Cornovaglia e Regana, sua duchessa, saranno qui da lui stasera. Come mai? Non lo so. Avete sentito le notizie che corrono? No. Quali sono? Non avete sentito parlare di probabili guerre imminenti fra il Duca di Cornovaglia e quello d'Albania? Neanche una parola. Allora ne sentirete parlare a suo tempo. Statevi bene, messere. Il Duca sarà qui stasera. Tanto meglio. Mio padre ha fatto postare una guardia per prendere mio fratello. E io devo risolvere subito. Subito un delicato affare. Fratello! Una parola! Mio padre vigila. Si è sparsa la voce che siete nascosto qua. Presto, fuggite, ora che avete il vantaggio della notte. Voi non avete parlato contro il Duca di Cornovaglia. Egli viene qui ora, nella notte, in gran fretta, insieme con lui Regana. Avete forse parlato mettendovi dalla sua parte contro il Duca d'Albania? Cercate di ricordarvene. Ne sono sicuro, non una parola. Oh, sento venire mio padre. Perdonatemi, ma devo ricorrere ad un'astuzia. Fingere di impugnare la spada contro di voi. Tirate fuori la vostra e fingete di difendervi. Presto! Lì, arrendetevi! Venite davanti a mio padre! Luce qua, ehi, luce! Fuggite, fratello! Delle torce! Delle torce! Così. Addio. Un po' di sangue farebbe credere ad un più carico sforzo da parte mia. Ho visto degli ubriachi fare questo ed altro, per galanterie. Padre! Padre! Aiuto! Aiuto! Ebbene, Edmondo, dov'è il furfante? È fuggito da quella parte, quando ho visto che non riusciva in alcun modo a... Inseguitelo! In alcun modo, per che cosa? Per persuadermi di assassinare vostra signoria. Ma io, signor, gli dicevo che gli dei vendicatori dirigono tutti i loro fulmini contro i parricidi. Gli facevo riflettere da quanto stretti e molteplici vincoli il figlio è legato al padre. Ma lui, signore, vedendo con quanto raccapriccio io mi opponevo al suo snaturato disegno, in un impeto feroce mi ferisce al braccio. Poi è fuggito. Fugga pure lontano. Egli non lascerà questa terra senza essere arrestato. Il nobile duca, mio amico e padrone, verrà qui stasera. Per mezzo della sua autorità io lo farò bandire e chi lo nasconderà avrà la morte. Senti le trombe del duca. Io farò chiudere tutte le porte del palazzo, egli non sfuggirà. E farò in modo, mio affezionato ragazzo, di fare di te l'erede delle mie terre. Ebbene, mio nobile amico, da che sono giunto qui, ho sentito delle strane notizie. Se la cosa è vera, ogni vendetta che possa raggiungere il colpevole è inadeguata. Come va, mio signore? Signore, il mio povero cuore è schiantato. Come? Il figlioccio di mio padre attentava alla vostra vita. Quelli che ebbe il nome da mio padre, il vostro Edgardo? La mia vergogna, signora, farebbe di tutto per nasconderlo. Egli era un compagno di quei dissoluti cavalieri che formano il seguito di mio padre? Sì, signora. Era di quella combriccola. Allora, nessuna meraviglia che gli avesse malvagie intenzioni. Sono loro che l'hanno spinto a cercare la morte del vecchio per potersi dare al dispendio e allo sperpero delle sue rendite. Proprio questa sera sono stata informata da mia sorella sul conto loro e con tali raccomandazioni di prudenza che se essi vengono a soggiornare a casa mia io non ci sarò. E neppure io. Ve lo assicuro, Regana. Edmondo, sento che avete reso a vostro padre un servigio da vero figliuolo. Era mio dovere, signore. Egli ha svelato il suo segreto ed è stato ferito al braccio. E inseguito? Sì, mio signore. Se viene preso non vi sarà più a temere che gli faccia del male. Perseguite il vostro intento e servitevi della mia autorità fin dove vi aggrada. Quanto a voi, Edmondo, la cui virtù e la cui obbedienza in questo momento si raccomandano tanto, sarete dei nostri. Di caratteri così forti, così profondamente leali, ne avremo molto bisogno. E noi per prima cosa ci impossessiamo di voi. Signore, io vi obbedirò fedelmente, quali che possono essere gli altri miei meriti. Voi ignorate perché siamo venuti a trovarvi. Così for d'ora, infilando la cieca cruna della notte. Motivi, nobile Gloucester, di qualche importanza, intorno ai quali abbiamo bisogno del vostro consiglio. Nostro padre ci ha scritto, e nostra sorella anche, di certi screzi. E io non ho creduto opportuno rispondere da casa. I messi rispettivi attendono qui la risposta. Nostro buono e vecchio amico, mettete un po' di conforto nell'animo vostro e concedeteci il vostro consiglio. Signora, io sono ai vostri ordini. Che alle vostre grazie siano le benvenute. Buon mattino, amico. Sei tu di questa casa? Sì. Dove possiamo mettere i nostri cavalli? Nel fango. Ti prego, se mi vuoi bene, dimmelo. Ma io non te ne voglio. Allora non mi curo di te. Se ti curassi con sugo di bosco, ti farei curare io di me. Ma perché mi tratti così? Io non ti conosco. Ma io conosco te. E perché mi conosci? Per un briccone, un ribaldo, un leccapiatti. Per un malandrino querelante dal fegato bianco come un cencio. Per uno che vorrebbe fare il mezzano per guadagnarsi il ben servito. Per uno che io bastonerò fino a farlo guaire a squarciagola. Sol che tu osi negare la menova sillaba di questi tuoi titoli. Ma qual mostruoso individuo sei tu per oltraggiare così uno che tu non conosci e che non conosce te? E qual briccone dalla faccia di bronzo sei tu per negare che mi conosci? 2 giorni fa non ti mandai a gamba all'aria e ti bastonai davanti al re. Fuori la spada, manicordo, poiché se notte splende la luna e io voglio far di te una pappa al chiar di luna. Fuori la spada, canaglia. Tu vieni qui con delle lettere contro il re. Aiuto! Ah! All'assassino! Vigliacco consumato, colpisci! Aiuto! All'assassino! Che c'è? Che succede? Ah, a voi se mi piace, mio bel ragazzino. Venite, io vi sventrerò. Avanti, signorino. Le armi, state! Ma che succede qua? State fermi! Per la vostra vita! Il primo che tira un altro colpo è morto! Cosa c'è? Sono i messi di nostra sorella e del re. Che questione c'è fra voi? Parlate! E posso appena respirare, signor mio. Nessuna meraviglia, e voi avete strapazzato tanto il vostro valore. Vile furfante, la natura stessa ti rinnega. Tu sei stato fatto da un sarto. Sei un individuo strano, tu. Un sarto fare un uomo? Sì, signore, un sarto. Uno scultore o un pittore non avrebbero potuto farlo così male, anche se avessero impiegato nella faccenda 2 ore soltanto. Tu parla. Come nacque la vostra disputa? Questo vecchio manigoldo, signor mio, al quale ho risparmiato la vita per il petto della sua barba grigia. Bastardo d'un Y e lettera inutile. Signore mio, se voi me ne date il permesso, io pesterò tanto questo pezzo di furfante fino a ridurlo polvere di calcina e ci imbiancherò il muro d'un cesso. Tu batti coda a risparmiare la mia barba grigia? Sì, Pomariolo, bestiale briccone. Non conosci tu alcun rispetto? Sì, signore, ma la rabbia ha i suoi diritti. Ah, e perché sei arrabbiato? Perché un miserabile come costui porta una spada senza avere un briciolo d'onore. I furfanti di questa specie lusingano tutte le passioni che insorgono dal fondo dell'animo dei loro padroni, affermano e negano e girano il loro becco di alcione a seconda del soffio del vento. La peste su codesta vostra faccia d'epilettico! Come voi ridete delle mie parole come se io fossi un matto. Costui deve essere come chi, essendo stato troppo lodato per non avere peli sulla lingua, affetta un'impertinente ruvidezza. Lui non sa adulare, lui è un animo onesto e semplice, deve dire ad ogni costo la verità. Se gli altri l'accettano, bene. Se no, gli vuole essere sincero ad ogni costo. Io la conosco, questa genia di bricconi, che sotto la loro sincerità nascondono più scaltrezza di 20 cortigiani pieni di ridicoli salamelecchi. Tu parla! Ma io non ho fatto a lui alcuna offesa. Al re suo padrone piacque non è molto dibattermi per un suo malinteso. Allorché egli d'accordo col re per lusingarne lo sdegno mi fece sgambetto. Quando fu in terra mi insultò, mi oltraggiò. Assunse così un'aria eroica che gli diede lustro e gli procurò gli elogi del re. Ah, non c'è uno di questi furfanti e di questi vigliacchi che non pretenda di far passare Aiace per il suo buffone. Di là non prendere i ceppi. Ah. Vecchio malandrino cocciuto, venerabile, ti insegneremo noi! Signor mio, io sono troppo vecchio per imparare, non ordinate i vostri ceppi per me, io sono un servo del re e sono stato mandato a voi da parte sua. Voi agireste con poca cortesia e dareste prova di una cattiveria troppo audace mettendo i ceppi al suo servo. Andate a prendere i ceppi! Com'è vero che ho vita e onore ci resterai fino a mezzogiorno? Oh. Fino a mezzogiorno? Fino a notte, mio signore, e tutta la notte ancora. Ecco, signora, se io fossi il cane di vostro padre, voi non mi trattereste così. Proprio perché siete il suo servo, signore, io vi tratto in questo modo. Costui e Ribaldo, proprio della risma stessa di coloro dei quali parla nostra sorella. Via! Portate qui ceppi! Prego, vostra grazia, di non farlo. La sua colpa è grave, lo so, ma il re potrebbe dispiacersi di essere tenuto in così poco conto nei riguardi del suo servo. Ne rispondo io. Mia sorella potrebbe avvertire offesa anche maggiore nell'apprendere che un suo gentiluomo sia stato oltraggiato e aggredito. Serrategli le gambe! Venite, mio signore. Andiamo.